Eccoci arrivati a Palenque, veramente siamo arrivati questa mattina alle 4, dovevamo arrivare verso le 6. L'unica volta in cui ci avrebbe fatto piacere un po' di ritardo, il pullman ha anticipato 2 ore. Ma va Abbiamo bene, si sapeva aspettato un come po' fare. nella stazione, adesso andiamo verso l'hotel, verso l'appartamento che abbiamo prenotato. Ci sentiamo dopo. La città di Palenque si trova nello stato del Chiapas, in Messico. Il nome originario significa luogo circondato da paletti. Si pensa perciò che la città fosse protetta da una palizzata in legno ed è conosciuta anche come città dei serpenti o luogo dei sassi caduti. Palenque, insieme a Tikal e Calakmul, è stata una delle più importanti città della dinastia Maya. Cosa stai mangiando? Oggi abbiamo assaggiato le empanadas. Una al formaggio e una di pollo. Sì, Buona? buone. Con la nostra stanzetta a San Cristóbal de las Casas. Questa sera ci siamo permessi una paria. La cittadina di San Cristóbal de las Casas si trova ad un'altezza di ben 2100 metri sul livello del mare, il che la rende un luogo perfetto per sfuggire al caldo delle coste e delle città messicane. Calle Real de Guadalupe e Plaza 31 de Marzo sono tra i luoghi più popolari della cittadina, che non manca però di bellissimi angoli nascosti, punti panoramici, stupende chiese e un vivace e colorato mercato cittadino. Lo stato del Chiapas è sempre stato posto in secondo piano dai governi, trattandosi del territorio messicano più povero. La gente è composta prevalentemente da popolazioni indigene, che per ben 5 secoli hanno sofferto ingiustizie. A questo popolo non è mai stato riconosciuto alcun diritto. Nel 1994 San Cristóbal venne occupata dal movimento zapatista, che mira a sottolineare al mondo intero questi soprusi e le forti disparità di diritti che si erano andate creando. Lo zapatismo prende il nome da Emiliano Zapata, uno dei rivoluzionari che nel 1910 andò in conflitto con l'esercito del dittatore Porfirio Diaz.
Stiamo andando a Chamula, ragazzi. San Juan Chamula è un piccolissimo centro del Chiapas dove si svolge un animato e colorato mercato. Lì, al centro della piazza, si trova la chiesa che è il fulcro di questa comunità e all'interno, tra aghi di pino e fumo di candele, vengono ancora celebrati gli antichi riti degli indios. Siamo davanti alla chiesa di San Juan de Chamula. Allora, volevamo un po' raccontarvi, qua succedono cose per noi molto strane. La chiesa dentro è tutta spoglia, non ci sono sedie, non ci sono panchine, non c'è niente. Il pavimento è fatto di aghi di pino e ovunque ci sono candele accese, quindi rischio incendio, però probabilmente non sarà ancora mai successo niente. Allora, quello che succede all'interno, intanto qui abita un antico popolo Maya, parlano la propria lingua, e sono cattolici, però sono un misto tra cattolico e pagano, perché oltre al cattolicesimo praticano anche dei riti, diciamo, che non appartengono alla chiesa cristiana. E allora, ad esempio, quando una persona della propria famiglia sta male, si va in questa chiesa, si porta di solito un pollo vivo e questo pollo viene sacrificato e viene poi sotterrato nel giardino della persona che sta male e in questo modo avviene la guarigione. E inoltre si beve la Coca-Cola durante questi riti, quindi loro ingeriscono delle quantità altissime, grandissime di Coca-Cola e poi fanno... come posso spiegarlo? Parole povere, sì. Fanno dei rutti che per loro sono liberatori, nel senso che insieme all'aria va via anche il brutto che c'è dentro loro.
ad Arco Tete stamattina al Parco Naturale. Giving, receiving, changing, believing, only then we could start.